In questa giornata in cui il cristianesimo ha il suo riferimento più alto e assoluto, importante è la nascita di Cristo, certamente il momento in cui Cristo arriva nel mondo, ma arriva e viene assistito. La madre, San Giuseppe, i pastori, i magi gli stanno intorno, lo guardano. Lui non fa, è. E quindi è la più grande affermazione dell'esistenza di Dio fra noi. Ma il momento in cui Dio agisce, ci fa vedere la sua potenza, il rapporto con la morte e con la vita è la Pasqua. E non c'è bisogno che io ne racconti come farebbe un sacerdote e come per tutta la vita mia e di tutti voi abbiamo fatto ogni anno andando alla Santa Messa di Pasqua. Tra l'altro, mentre il Natale può avere una messa notturna, la messa di Pasqua è una messa meridiana, è una messa nella luce del sole, è una messa diurna, perché si saluta il ritorno alla luce. E da questo punto di vista, un grande conforto alla storia di Cristo sono le immagini che la nostra religione consente della sua dimensione divina. E mentre la nascita di un bambino è la nascita di un bambino e non ha nulla di divino, nulla è più divino del passaggio dalla morte alla vita, non dalla vita alla morte, ma dalla morte alla vita, della resurrezione. Solo chi ha un potere che va al di là di quello degli uomini può risorgere. E quindi la Pasqua è la festa stessa della nostra religione. Oggi sappiamo che la fede è stata molto minacciata anche da questo virus, nel senso che ci ha fatto ritenere più importante la salute e la vita sulla terra, che non la salvezza dell'anima e la vita divina, quello che ci hanno insegnato nel catechismo e in tutti gli anni della nostra combattuta fede i religiosi. Gli stessi religiosi oggi non tengono aperte le chiese. C'è un significato abbastanza inquietante in questa rinuncia, c'è il prevalere della paura, l'incertezza di Dio, la diffidenza in una soluzione che non sia legata alla scienza e c'è anche, soprattutto, l'idea che Dio è lontano, Dio non ci protegge o non è in grado di proteggerci. Il Papa lo cerca, ma Dio non appare perché Dio dovrebbe apparire negli uomini che stanno intorno al Papa, tutti insieme. Una sola dimensione divina. Invece il Papa è apparso solo sotto una pensilina in piazza San Pietro, urbi e torbi, ma non c'erano né gli uni né gli altri. C'era soltanto il silenzio e la solitudine. Dio può esistere nella solitudine. E in fondo la Pasqua indica un'altra solitudine, che noi festeggiamo, perché la ammiriamo soprattutto attraverso le opere d'arte, ma è la solitudine della resurrezione. Mentre ci sono mille testimoni della nascita di Cristo, ci sono testimoni anche per l'annunciazione della Vergine nella fase precedente, ci sono testimoni per ogni momento della vita di Cristo, per la sua resurrezione non ci sono testimoni. Egli risorge da solo. E quella solitudine è la solitudine di Dio. In questo senso la presenza del Papa nella piazza San Pietro può anche significare non che i fedeli lo hanno abbandonato, non che il Papa è solo, ma che come Cristo in quel momento il Papa non può avere nessuno che lo aiuta. Non c'è la parola, la fede, c'è la solitudine con cui lui cerca di rassicurare noi. Così ha voluto fare il Papa, così ha fatto nel suo momento supremo Cristo, che ci ha fatto credere di essere morto il Venerdì Santo. E dopo una giornata di inquietudine, di paura, una giornata che è durata un'intera epoca, la domenica di resurrezione, Cristo è risorto. Questa condizione la vediamo rappresentata in modi molto diversi dai pittori, i quali ci fanno vedere Cristo nel suo fulgore, nella luce, più o meno sono tutti orientati a questa presentazione di una luce
di Dio. E però vorrei partire dal primo, forse la più importante di tutte le resurrezioni della storia dell'arte. Il pittore forse non è né il più conosciuto né il più grande, è uno tra i grandi, è Piero della Francesca, che a Borgo San Sepolcro Rovenato dipinge una crocifissione che ci dice molte cose. E prima di tutto questo collegamento fra la terra e il cielo, fra gli uomini e la divinità. Dio non è lontano come sono lontane tutte le divinità, Dio è così vicino che è con gli uomini, vive con gli uomini, per 33 anni è vissuto con gli uomini e come tutti gli uomini muore, e muore anche dopo molta violenza, quindi è uno degli ultimi, è uno che ha sofferto, è uno che ha patito una violenza indicibile, la tortura, e poi viene crocifisso e ucciso, ma anche lì la sua condizione certo è di grande sofferenza, ma non è solo a soffrire, sono anche i due ladroni, quindi questo indica ancora di più l'umanità di Cristo verso la morte. Dalla vita alla morte, Cristo, i cui miracoli sono in fondo significativi, ma non sono quelli per cui Cristo è così importante. Cristo è importante perché ha fatto una scelta che nessun Dio ha mai pensato di fare, di farsi uomo, di diventare come noi. E quindi in questo è un Dio che è sceso fra gli uomini. Il Dio più grande è quello che non fa sentire la distanza, ma la vicinanza. E quella vicinanza è quella stessa della nostra Chiesa, il principio dell'ama il prossimo tuo come te stesso, tutto quello che oggi sembra in qualche modo impallidito. Ma nel gesto finale Cristo si riappropria della propria condizione divina, e cioè finisce la condizione di uomo fino alla sofferenza estrema e fino alla morte, per un giorno non ci dà notizie di sé e poi diventa luce. Diventa luce assoluta, come vedremo in alcuni di questi artisti, ne ho scelti quattro. Ma quello da cui partiamo è quello in cui Cristo appare con il suo corpo forte, come un uomo, come un combattente, come un guerriero, con il vessillo in mano, sopra il sepolcro. E ha vinto un esercito di nemici, quelli che l'hanno voluto uccidere, ha vinto gli infedeli, rimangono i testimoni, che sono testimoni inconsapevoli perché dormono, sono i soldati che stanno, mai nessun pittore dipinse quattro soldati più addormentati, sotto il sepolcro, in una condizione di totale abbandono, sono meravigliose figure, con tutti i colori del mondo, e sono addormentati in un sonno senza fine, non si sono accorti del miracolo, dell'apparizione, della resurrezione. Quello che oggi festeggiamo per loro non è passato, non l'hanno visto. Intanto lui non solo risorge, ma sta sopra di loro e sta con un piede sopra il sepolcro. Come dire, io resterò qui. Ecco perché è potente questa meravigliosa immagine di Piero della Francesca, perché c'è tutta la forza della resurrezione, c'è l'ascesi, c'è il salire verso l'alto, ma la sua testa è nel cielo, il suo corpo rimane all'altezza delle colline, come se ci dicesse io rimango fra voi, torno al cielo ma in realtà resto sulla terra. Questo è la Pasqua, una Pasqua di risurrezione in cui Dio non se ne va ma continua a restare fra noi, e fra qualche giorno apparirà alla Maddalena, fra qualche giorno apparirà ai pellegrini di Emmaus, come dire io continuo a essere qui. Come sono apparso adesso potrò riapparire, ma certamente non ho perduto il mio rapporto con il mondo degli uomini, sono fra loro, e sono fra loro, sembra dire Piero della Francesca, come un dominatore, perché il piede che poggia sul sepolcro è quello di chi dice questo luogo io l'ho conquistato, ho vinto la morte, sono nella vita assoluta, ma rimango sulla terra. È una permanenza, la resurrezione di Piero è una permanenza, non è un abbandono, non è un partire per un'altra dimensione. Ecco, questo credo che sia uno dei sensi più straordinari, dei significati più profondi
della resurrezione che nessuno ha interpretato con tanta capacità di tenere insieme l'immanente e il trascendente, quello che è qui e quello che è nel cielo infinito di Dio. Dio è ovunque, ma Dio è con noi. Questo ci dice la resurrezione di Piero della Francesca, con Cristo dominante sopra i soldati addormentati.